nei giorni scorsi c'è stato al MIUR un incontro con i dirigenti del Ministero per fare il punto della situazione sul pagamento degli stipendi dei supplenti temporanei. Chiediamo al professor Antonio Antonazzo, responsabile per la Gilda degli insegnanti del Dipartimento Precariato, di illustrarci la situazione. Quello del pagamento dello stipendio dei supplenti temporanei non è un problema nuovo. Da anni che si trascina questa situazione in cui un docente lavora per mesi e mesi, poi la scuola per motivi vari, non ci sono fondi o cose del genere, lo paga con mesi di ritardo. Quest'anno si sembrava che la cosa potesse sistemarsi e migliorarsi, in quanto su spinta di vari sindacati, in particolare della Gilda, avevamo chiesto che si intervenisse, che il pagamento fosse effettuato direttamente dal Ministero dell'Economia, sembrava che la cosa fosse sistemata. Invece, probabilmente per una fase di rodaggio che dovrà essere migliorata, la situazione non è diciamo ancora pienamente a regime. Infatti è notizia che ci è andato a questo incontro che solo adesso, marzo del 2013, il Ministero è riuscito a fare un'emissione speciale per pagare gli arretrati del 2012. Quindi con il mese di marzo, fine marzo, inizio aprile, molti supplenti temporanei, circa 5.000, riceveranno gli arretrati relativi al 2012. Per il 2013 ci hanno detto che la situazione dovrebbe essere migliore, in quanto dal gennaio 2013 la gestione è passata, almeno in via formale, direttamente alla Ragioneria di Stato e al Ministero dell'Economia, che però in questa fase fa ancora e soltanto da tramite, cioè riceve l'input da parte delle scuole e trasmette all'ente pagatore. E il Ministero ci ha in questo incontro segnalato un'altra disfunzione che riguarda il fatto che 2.000 scuole non hanno caricato nessun dato, nessun contratto per il mese di marzo, il che sta a significare che, sanato 2012, siamo ancora in una fase in cui 2.000 scuole non hanno registrato il contratto e quindi diversi docenti precari vedranno di nuovo il loro stipendio con mesi di ritardo. Non è accettabile questo. Dal punto di vista organizzativo capiamo che siamo in una fase in cui le scuole hanno dovuto procedere alle iscrizioni, hanno tanto da fare e quant'altro, ma non è assolutamente accettabile che il costo di questa organizzazione venga pagato sempre soltanto dall'ultima ruota del carro. Quindi noi abbiamo chiesto in questo incontro che queste emissioni straordinarie diventino praticamente ordinarie, cioè nel senso che appena arrivano le segnalazioni dalle scuole, l'ente pagatore, cioè lo Stato, in maniera sollecita paghi lo stipendio che spetta a questi precari. E abbiamo anche chiediamo inoltre che la fase organizzativa venga migliorata e che sia consentita appunto in una maniera molto più agevole per poter permettere che a regime, appena uno finisce di lavorare il mese, abbia diritto ad essere stipendiato come avviene in tutti gli altri settori.